È il 125esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La chiesa ricorda San Fulvio. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Fulvio. Il nome ha origine latina e significa biondo, rosso di capelli. Fulvio è una persona che difficilmente si mette in mostra. Ha un carattere riservato e si circonda di poche persone fidate. Accadde oggi. Il 4 maggio del 1949, sulla collina di Superga, si schianta l'aereo che trasportava la squadra del Grande Torino. Nessun superstite. A seguito dell'immane tragedia, il 4 maggio viene ufficialmente considerato dalla FIFA giornata mondiale del gioco del calcio. Chi è nato oggi? Tra i personaggi famosi nati il 4 maggio ricordiamo l'attrice britannica Audrey Hepburn e l'attore hard Rocco Siffredi. La citazione del giorno. Se vuoi essere felice domani, tenta oggi stesso. Liang Tzu. Dice il saggio. Non dare mai una seconda possibilità a chi non ha meritato nemmeno la prima. Il bel paese. A Isernia, in località Lapineta, si trova uno dei più antichi siti paleolitici in Europa. Il sito è stato scoperto casualmente durante la costruzione di una bretella stradale alla fine degli anni 70 e risale a circa 700.000 anni fa. Gli ominidi che lo abitavano sono collocabili tra l'Homo erectus e l'Homo sapiens. Vivevano in piccoli gruppi a carattere familiare, presume che possedessero un codice di comunicazione linguistica abbastanza evoluto e che conoscessero l'uso del fuoco. Inizialmente le abitazioni erano semplici ripari naturali, a cui si aggiunsero capanne costruite con ossa di bisonte e di rinoceronte, zanne di elefante e fogliame. Presso il Museo Nazionale Paleolitico di Isernia è oggi presente una mostra permanente dell'antica archeosuperficie, contenente molti reperti provenienti dal sito, tra cui un raro dente da latte di un bambino di circa 6-7 anni, risalente a 586.000 anni fa.